Caos e diffide per l'avvio del servizio di mensa scolastica. Se da un lato le scuole si organizzano con il pasto da casa, dall'altro la ditta, che era arrivata seconda nella gara bandita dal comune, ha presentato l'altro giorno una richiesta di accesso agli atti. Nella lettera di diffida, la EP, che lo scorso anno aveva gestito il servizio con COSELP, chiede conto al comune della mancata attuazione del servizio, dal momento che la società RICO di Somma Vesuviana, che si è aggiudicata l'appalto da 2 milioni di euro, non ha ancora individuato un centro cottura, un requisito fondamentale per l'EP che si era piazzata al secondo posto della graduatoria. La ditta non esclude, tra le altre cose, di presentare un ricorso per chiedere lo scorrimento. Il rischio che il servizio possa partire in ritardo rimane alto. Tanto che le scuole si stanno già organizzando. L'istituto Radice Ovidio ha diramato un provvedimento che autorizzava gli alunni a portare pasto da casa fino all'avvio del servizio mensa, rispettando il distanziamento per evitare la contaminazione. Stessa scelta adottata nell'istituto Mazzini, Capograssi. Il problema era sorto nel momento in cui il centro di cottura individuato dalla ditta, in un ristorante di Bugnara, non è risultato idoneo per la mensa scolastica. Ora si sta lavorando sulla clinica San Raffaele, dove la RICO già presta servizio da giugno. Sul punto dovrà esprimersi l'ASL, accertare se il centro di cottura, utilizzato per i sanitari, può servire anche 900 alunni delle scuole sulmonesi. A gettare acqua sul fuoco è Andrea Frasca, sindacalista della CGIL, che l'altro giorno ha avuto un incontro con la ditta. Ci hanno detto che il servizio partirà a breve, il ritardo sarà di pochi giorni, i 20 lavoratori al momento sospesi saranno tutti riassorbiti, conclude Frasca. Stessa indicazione arriva dal comune.